1, 2, 3, 4. Siamo ticinesi, noi veniamo da Lugano e da tanti anni abbiamo cominciato ed è diventata proprio una qualcosa che fa parte della nostra vita. Seguendo i figli poi ho cominciato a correre anch'io, è divertente. È un po' tradizione di famiglia, la praticava mio marito sin da piccolo e è stato lui a introdurmi in questo sport meraviglioso. All'inizio era la corsa tra i boschi dotati soltanto di cartina e bussola, poi diventando competizione ecco spuntare anche la SIM card da inserire nella stazione di controllo, una sorta di chiavetta elettronica e un marcatore riconoscibile da una lanterna bianca e arancione. Così è nato l'orientamento che via via negli anni viene praticato anche con gli sci, sulla mountain bike e dai disabili. Sport naturalmente interdisciplinare e che per di più si svolge nell'ambiente, ambiente naturale senza modificarlo, perché l'unica modifica è la carta. Poi c'è il discorso quindi della geografia, c'è il discorso della natura, della flora, c'è il discorso anche del fatto, secondo me importante, che la mappa è il linguaggio simbolico con cui l'uomo rappresenta il territorio. Bussola, cartina? Bussola, cartina, quello è sempre, sì, la cartina me la danno dopo, la bussola ce l'ho già e siamo pronti, carichissimi. Ma per trovare popolarità, l'orientamento ha deciso di scendere dai boschi e arrivare in città. E allora, quale teatro migliore che Venezia tra Calli e Campielli? Venezia ogni anno è una cosa molto particolare perché è un livello tecnico elevatissimo, poi anche una formula di gara un po' speciale perché in paese di solito si fanno le sprint, mentre qua è molto più lunga, quindi bisogna stare attenti a non partire troppo veloci perché sennò dopo non ce la si fa più. Come è nata l'idea di una gara di orientamento a Venezia? Beh, è nata dalla scommessa di alcuni orientisti italiani nel 1980 con alcuni amici svedesi. E la scommessa era praticamente impostata in questo senso: a Venezia potevano vincere solo i veneziani. Beh, i veneziani non hanno mai vinto nessuno in queste 30 edizioni ed gli italiani ben pochi. Una gara molto particolare, le lanterne e i marcatori vengono posizionati nei punti più remoti della città e nelle cartine, consegnate soltanto al momento della partenza, non sono indicati né i nomi delle calli e dei campi né i numeri. Figuriamoci quest'anno che la 33esima edizione si è tenuta con un'acqua alta straordinaria, tutti sotto fino al polpaccio. Sembrava lo sbarco in Normandia, giù dal vaporetto. Speriamo che scenda un po' la marea. Il peggiore esempio che si può prendere per uno che va una volta all'anno a correre vestito da Puzzurro e tu vieni qua e mi fai l'intervista. Ma sei fuori! Addirittura col boccaglio, avevo paura di annegare. Sì, perché con quest'acqua alta, direi 1,40 m dicevano alcuni punti, però è ovviamente alta. Pure i braccioli, non sai nuotare. Oh, sempre è meglio essere pronti, sai, non sai mai cosa può succedere. Ho vinto il canale. L'acqua com'era? Calda, fredda, i piedi? Abbastanza frescolina, ma dopo un po' ci si abitua, allora. Ultimo appuntamento del calendario nazionale, l'Orientirin di Venezia ha richiamato anche quest'anno oltre 4.000 concorrenti. Il 60% sono stranieri, soprattutto europei, che mediamente soggiornano in città per 3 giorni. Un importante indotto economico, dunque, tante anche le scuole giunte da tutta Italia. Abbiamo avuto più di 700 alunni di scuole medie, inferiori e superiori provenienti da tutta Italia, da Andria, da Pontedera, da moltissime regioni. E questo ci fa enorme piacere, cioè abbinano la gita a Venezia, la visita culturale, quindi con una manifestazione sportiva. Oltre a essere apprezzato a livello agonistico, qui ci sono migliaia di ragazzi delle scuole. Il nostro è uno sport che nella scuola ha un grandissimo successo e penso se lo meriti. Non a caso è la specialità più praticata tra le federazioni associate ai giochi nazionali studenteschi. Il mio prof mi ha portato a fare le gare scolastiche e visto che a me piace correre, però non in pista, allora correre nei boschi e mi è sembrata una cosa molto interessante. E inoltre non devi essere solo bravo a correre, ma anche saper leggere una carta
e quindi è una difficoltà in più che è molto utile anche nella vita reale. Mi ha portato il mio migliore amico, dopo che avevo fatto 5 anni di ginnastica volevo trovare qualcosa all'aperto e di variato e mi è piaciuto subito. Il Veneto si presta bene ad ospitare questa disciplina. Lo scorso anno nel Vicentino si sono svolti con uno straordinario successo i mondiali di mountain bike orienteering. Nel 2014 il mondiale di orientamento si terrà tra Trentino, Asiago e Venezia. E coinvolge due regioni in un posto spettacoloso, perché è un altopiano di Lavarone, Luserna, Folgaria, Asiago, è un posto spettacolare per il nostro sport. Quello credo che stia andando molto meglio, è ovviamente in preparazione ormai da più di un anno e andrà sicuramente in porto nel migliore dei modi.